Presto impareremo anche questo. Consulteremo il portale dell'Arta per sapere che aria farà, un po' come facciamo già, talvolta compulsivamente, per decidere se uscire con o senza ombrello. Quella delle previsioni è una delle principali novità del nuovo portale. Nessuna nuova invece sulla qualità dell'aria, che per quanto riguarda il PM10 resta critica nelle solite zone. In particolare a Pescara, anche nei primi mesi del 2019, limiti superati diverse volte. Cosa trova il cittadino di nuovo su questo portale rispetto a quello che trovava prima? Previsioni a parte. La rete di monitoraggio fornisce dati in continuo della qualità dell'aria. Questi dati in blocco vengono validati il giorno successivo e quindi vengono resi disponibili. Ecco perché la possibilità di interrogare il portale consente di visualizzare soltanto i dati delle centraline fino al giorno precedente. Per quanto riguarda invece i dati del giorno attuale e in corso e quelli dei giorni futuri, si ricorre invece a dati della modellistica. La validazione dei dati serve perché in pratica ogni strumento di misura fornisce un dato che potrebbe essere effetto da errori che vanno valutati. Quindi nel momento in cui l'operatore ha verificato che lo strumento prima e dopo la misura funzionava correttamente, solo allora può dare per buono quel valore. Strumenti di educazione ambientale che permettano di comprendere al cittadino qual è l'andamento, fra poco addirittura riusciremo su scala oraria, degli inquinanti aerodispersi in atmosfera nel corso della giornata. È stato possibile dotare appunto questa agenzia regionale di un sistema previsionale per la qualità dell'aria. Immaginatelo un po' come le previsioni del tempo, quindi quei modelli che simulano su un certo territorio quello che sarà lo stato futuro dell'atmosfera in termini di temperatura, pioggia, ventilazione. Oltre a fare questa normale previsione meteorologica, quindi delle condizioni atmosferiche generali, prevede anche quali saranno i livelli di concentrazione delle specie inquinanti regolamentate dalla legge, quindi l'ozono, il particolato fine e gli ossidi di azoto.